al tuo servo Gilberto, che nella vita terrena hai voluto associare al tuo popolo. Si sono svolti nel pomeriggio di oggi a Sulmona i funerali di Gilberto Malvestuto, l'ultimo ufficiale della gloriosa Brigata Maiella, comandante della sezione mitraglieri, che fu tra i primi ad entrare a Bologna il 21 aprile 1945. O partigiano, portami via, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi senti morire. Gilberto Malvestuto era nato a Sulmona il 17 aprile 1921, primo di sette figli di Gabriele e Angela Ficorilli. Aveva da giovanissimo messo in mostra l'avversione per ogni forma di prevaricazione. In questo momento di tristezza, di dolore, di distacco, possiate voi in primis e noi tutti raccogliere questo esempio, raccogliere gli esempi che per voi erano quotidiani del nostro fratello Gilberto. Combattente nella guerra di liberazione, è stato un lucido testimone di quella lotta per la libertà, specie nei confronti dei giovani, cui consegnava un messaggio autentico di storia vissuta, di impegno civile, d'amor patrio e di forte invito a difendere i principi e i valori della Costituzione repubblicana. È una giornata molto triste per il Paese, ieri ho voluto ricordarlo anche in Senato, con un intervento in aula, triste perché se ne va un grande ufficiale della Brigata Maiella, un testimone lucidissimo fino alla fine di questa lunga vita, 101 anni, lucidissimo della liberazione e dell'antifascismo, però allo stesso tempo è una giornata nella quale si dimostra tutto l'affetto che c'è intorno a lui, non solo di Sulmona e dell'Abruzzo, ma dell'intero paese. Molto bello il messaggio del sindaco di Bologna, che ci ricorda come la Brigata Maiella sia stata un'esperienza straordinaria di una formazione nata sulle nostre montagne, che è risalito l'Italia e che è entrata per prima proprio nella Bologna liberata. Quindi la dimostrazione che anche attraverso queste persone, questi ragazzi di allora, questi abruzzesi, si è potuto ricostruire l'Italia libera. Per la forza e la continuità nel testimoniare la lotta di liberazione dal nazifascismo e la storia della Brigata Maiella, Malvestuto era diventato un punto di riferimento per studiosi, storici e per il mondo dell'informazione. Una grande partecipazione di popolo, una commozione spontanea, a testimonianza di una vita spesa agli insegni di quei valori, oltre che con un tratto di signorilità che ha sempre contraddistinto la lunga vita di Gilberto Malvestuto. Il ricordo della città di Sulmona, il commiato della città di Sulmona in questa circostanza è la testimonianza più eloquente della grande considerazione che Gilberto ha saputo conquistarsi nella sua vita, una vita interamente spesa per valori e principi assolutamente irrinunciabili.